743, 792. Eccoci. Buonasera a tutti. Diario di bordo del giorno 72. Ultimo giorno di fase 1. Un giorno che per me è trascorso come gli altri e come tutte le domeniche. Eh, spero sia stato gradito il piccolo spazio di questa mattina dedicato alla cucina. Molti mi hanno scritto per darmi eh, i loro pareri, i loro giudizi, per dirmi di aver già preparato la ricetta, avendo avuto la fortuna di trovare una gaggia nei pressi della propria abitazione. Voglio fare una puntualizzazione su questo momento. Ricordo che il momento della cucina lo intendo come tante cose insieme. Per me è un momento della domenica mattina che trascorro con mia mamma. E se penso che in tre anni di attività da sindaco, eh, quasi tre anni, eh, non mi ricordo di aver trascorso una domenica mattina in casa in questi periodi in cui... Trascorro del tempo con i miei genitori, riesco a trovare il tempo anche di fare questo e a passare con lei questi momenti. È per qualcuno un momento che consente di cimentarsi. Ho avuto già tante fotografie di amici che eh, le hanno cucinate, ma consentitemi di dire, poi andiamo alle cose che, che contano, che eh, per me è. È un momento che mi consente di ricordare anche gli affetti della mia vita, persone che sono state per me importanti. E eh, in queste ore buie penso che possa essere importante e che possa essere anche una piccola luce che aiuta ad andare avanti. Ad esempio, quando ho parlato della torta della nonna, indispensabile, ehm, ehm, logico pensare. Che la stessa mi riportasse ai ricordi di mia nonna, di conseguenza di mio nonno e quindi di una serie di racconti che loro mi facevano, soprattutto del periodo torinese, quando abitando in un piccolo alloggio, una camera con cucinino, con le due figlie, eh, i bagni non c'erano. Eh, il bagno era sul balcone assieme a delle altre famiglie, ci si lavava una volta alla settimana in una tinozza che si metteva al centro della sala spostando il, il tavolo. Eh, la carne era un sogno che si vedeva ogni tanto. Allora, io penso che eh, l'ho citato apposta per dire che momenti dure, come hanno passato quelle generazioni, probabilmente, nonostante tutto, non le stiamo passando, non le abbiamo passato. Ci devono essere di stimolo per dire ce l'hanno fatta loro, ce la faremo anche noi. E quindi questi momenti a me servono tantissimo. Eh, detto questo, entriamo in una nuova fase, non è una vera e propria fase 2, ma eh, consideriamola tale visto che comunque ci sono dei cambiamenti. Eh, dopo tante interpretazioni e tante persone che mi stanno chiedendo, che hanno chiesto, sappiamo finalmente forse eh, chi sono i congiunti. E quindi, eh, da una nota del preside della presidenza del Consiglio dei Ministri, si definiscono congiunti. Molti di voi me l'hanno chiesto, quindi torno su questo argomento: i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado, gli affini fino al quarto. Rimangono fuori quelli che in un primo momento sembravano inseriti, che avrebbero fatto tela libera a tutti. Amici, anche se per alcune persone certi amici, persone con cui eh, si è condiviso un percorso di vita magari di molti anni possono essere importanti e magari, magari più importanti di parentele. È comunque fortemente raccomandato, sempre dalla mh, Presidenza del Consiglio, nonostante queste definizioni che ci dicono dove possiamo andare, chi possiamo andare a incontrare, è comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi. Poiché questo aumenta il rischio di contagio. In questi incontri, evitare assembramenti, rimanere distanti, usare le eh, mascherine. Queste sono le cose che vengono prescritte. Eh, una incredibile confusione, secondo me, c'è anche stata eh, sull'uscire. Quindi, il ministero dice eh, relativamente alla domanda se si possono fare le passeggiate. Dice: si può uscire dal proprio domicilio solo per andare a lavoro, per necessità o per svolgere attività sportiva o motoria all'aperto. Eh, io, se dovessi dire tolte tutte queste cose, per quale altro motivo esco e eh, cammino e passeggio? Eh, ho l'impressione che ci sia il rischio eh, che qualcuno o qualche cosa non la faccia magari bene. Io immagino che se uno esce per fare una passeggiata esce perché fa un'attività fisica. Non mi immagino un signore di 70 anni che... Eh, o almeno ci sono anche perché conosco anche dei podisti che sono eh, un po' più maturi di, di altri e che fanno ancora attività e, e che sono un esempio per tutti gli altri, ma nella media, più si va avanti nel, eh, negli anni... E difficilmente vedi della gente correre come schegge. Molti anche soltanto nel passeggio trovano un modo per muoversi e di fare dell'attività motoria. Ehm, quindi, questa è una delle tante situazioni dove ti accorgi che quando si fanno delle leggi, le si fanno difficili, che non si capiscono, poi si cerca di interpretarle. Tante volte, quando le vai a interpretare, non dici nulla di diverso da cosa già non si diceva. Visto che abbiamo parlato di corsa, consentitemi di citare una mail che mi è arrivata per conoscenza dalla FIDAL, dal Comitato Provinciale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, con la quale, eh, giustamente, mi complimento con loro, eh, giusta idea, eh, gli stessi rivolgono a tutte le società astigiane eh, un consiglio che è quello di suggerire ai propri tesserati di svolgere l'attività sportiva nei limiti previsti dal DPCM, naturalmente indossando la divisa sociale in modo che questa rappresenti un simbolo di riconoscimento per gli atleti di fronte a gente comune, istituzioni e forze dell'ordine, differenziandosi da chi coglierà anche in questa fase la possibilità di svolgere attività fisica come un tela liberi tutti. Eh, però di fatto abbiamo detto che eh, è abbastanza aleatorio questo discorso della passeggiata. Era un'informazione che mi sentivo di dare e che condivido. Ieri eh, è uscito il decreto 50 della regione Piemonte. In questo decreto ci sono scritte alcune cose. È scritto che chi ha 37,5 di febbre deve stare a casa o contattare il suo medico. Riprende quindi un po' di cose che già avevamo imparato a conoscere, che sono diventate familiari come informazioni. L'obbligo di mascherine in luoghi chiusi, accessibili al pubblico, e inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non ci si può garantire la distanza. Divieto di ingresso in strutture come l'RSA, per esempio, per il bene soprattutto delle persone che eh, vi sono dentro. Si entra nelle attività commerciali aperte, uno per nucleo familiare, quindi continua questa prescrizione. Eh, chi vende deve avere mascherine e guanti monouso. Divieto di assembramento presso i distributori automatici che lavorano H24. Molti poi mi hanno chiesto ehm. È consentita l'attività di toelettatura degli animali? Allora la risposta è, sono diversi, molti, molti che div davvero che me l'hanno chiesto. È consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento senza il contatto diretto fra le persone. Quindi si va, si prende l'appuntamento, si va, si consegna ehm, l'animale da compagnia, se ne va via. C'è il servizio da parte di chi eh, svolge quel lavoro e si ritorna per ritirare eh, l'amico. Ehm, anche relativamente alle seconde case sono arrivati molti interrogativi. Come vi ho detto, fin dal primo momento questo sarebbe stato uno dei temi su cui la regione avrebbe voluto essere un po' più restrittiva rispetto alla normativa nazionale e al DPCM. In regione Piemonte si può andare alla seconda casa se ci sono dei motivi improrogabili. Quindi una perdita, un lavoro da fare che non posso fare dopo, cose di questo tipo. O altrimenti andare a ritirare la roba da, una, da un posto dove sono in affitto, finita la stagione, devo tornare. Il tutto deve venire in giornata. Quindi non si può andare di continuo alla seconda casa, viverla. Ci devono essere questo, questi, queste motivazioni. Ieri vi ho detto che il comune ha un IBAN per questa emergenza. E che ci serve ancora raccogliere gli ultimi aiuti per poter aiutare quelle famiglie che sono rimaste escluse dal bonus. Qualcuno mi ha chiesto di ripeterlo perché io lo dicevo ripetendolo due volte e, e ogni diviso in tante parti questo, questo IBAN, è sembrato invece per alcuni un IBAN lunghissimo. Allora l'IBAN è, ve lo dico piano una volta sola, IT 70 G di Genova 0200810. 10. 300 000 10 58 90 918 Questo è un IBAN del comune di Asti per questa emergenza. Ripeto perché stiamo cercando le ultime risorse per completare ancora 100 e qualche cosa, famiglie che rimarrebbero sono esclusi dal bonus. È proseguita anche oggi la distribuzione delle mascherine. Grazie per la collaborazione, per questa straordinaria collaborazione dei comitati Paglio. Arrivano delle foto che sono bellissime. Eh, foto proprio di eh, oh, giovani di una città che è in movimento di una città che ha voglia di mettersi a disposizione di una eh, città eh, dove la solidarietà è qualcosa di importante il mettersi a disposizione degli altri grazie comitato paglio è inutile che scrivete ora da me non sono arrivate come ho visto ieri tantissimi messaggi a me non arrivano noi ci avete dimenticati eh, non è vero che li state consegnando eh. ho detto che arriveranno a tutti la regione ne ha eh, data una per ogni persona e quindi noi stiamo girando le residenze di tutte queste persone man mano che le mascherine ci arrivano, come vi ho detto nella prima tranche di venerdì sera quindi se sono arrivate venerdì sera fra ieri e oggi abbiamo distribuito 15.300 mascherine, ci sono le ultime centinaia che forse finiranno domani ma 15.300 non sono 76.000 che sono gli abitanti di questa città 76.000 circa, qualcosa in più quindi per piacere pazientate, non siate egoisti, non siate tante cose Arriveranno a tutti, man mano che la regione le consegna, noi le daremo ai comitati paglio e i comitati paglio procederanno. Eh, ogni comitato paglio ha degli elenchi, man mano che consegna, spunta: non ci sarà chi le riceve due volte, non ci sarà chi non le riceve. Una per cittadino. Eh, naturalmente, si ritirano le mascherine di chi risiede, non si dice: Ho il figlio da un'altra parte, le prendo anche per mio figlio. A tuo figlio gliele portiamo, se è residente ad Asti, alla sua residenza, da un'altra parte ci sarà qualcuno che gliele consegna. Eh, riprendiamo anche un discorso di ieri, eh, domani vi sarà la giunta regionale che approverà i primi interventi per far ripartire il Piemonte. Da martedì sarà la volta del Consiglio regionale e vi sarà la creazione di un gruppo di lavoro. Si lavora su un disegno di legge chiamato Riparti Piemonte eh, con potenza di fuoco 800 milioni di euro. L'avevo già detto nei giorni scorsi, poi man mano che le misure eh, vengono eh, fatte, fatte pubbliche, iniziamo a conoscerle, ve le, ve le racconto. Eh, due sono i filoni di direzione, da una parte la sburocratizzazione e dall'altra invece delle risorse che si cercherà di dare a fondo perduto. Man mano che ci sono le condizioni per un provvedimento, cioè che minoranza o maggioranza, il Consiglio si trova d'accordo e decide di condividere un qualche cosa, quel qualche cosa viene mandato avanti e si stacca dal corpo più grosso di questo disegno di legge. Ehm, quindi la singola norma acquista autonomia e eh, vita propria e va avanti rispetto all'impianto della norma, il primo intervento l'avevamo detto, l'avevamo spiegato, quello per i 55 mila eh, dipendenti dalla sanità, chiamiamoli in questo modo, sono 55 milioni di euro. Il secondo intervento è quello che ho spiegato ieri, diretto con il bonus Piemonte alle imprese, 80 milioni di euro anticipati da FinPiemonte che ha, ha la, la liquidità, sono 88 milioni di euro per le aziende, si parte quindi con un contributo a fondo perduto che arriverà a 37.000 aziende, contributi da 1.000 a 2.500 euro. Ad esempio, 2.500 euro andranno a 9.012 ristoranti e agriturismi, arriveranno contributi a 2.426 che operano nella ristorazione da d'asporto e a 90 eh, soggetti nel catering. 2.500 euro andranno a 1.196 fragelaterie e pasticcerie, a 10.032 barche ci sono in Piemonte, 2.500 euro a 3.021 estetiche e istituti eh, di bellezza, 8.441 barbieri e parrucchieri, sempre 2.500 euro e sempre 2.500 euro a 214 sale da ballo anche i taxi e i servizi con conducente avranno un contributo di 1000 euro sono 2280 soggetti per fare investimenti sui loro mezzi perché sì, si, ripartirà, si ripartirà con qualcosa di diverso, immagino dei plexiglass che dividono le persone e limitano le possibilità di eh, contagio molte sono le domande però che mi arrivano a riguardo questo eh, e molte sono le domande che ci vengono spontanee ma che hanno fatto anche i giornalisti al Presidente quando ha spiegato questa prima parte dell'intervento. Intanto l'orizzonte temporale è quello del 15.5, si sta correndo perché il 15.5 tutto questo ambaradan di normative e di aiuti sia definito che anzi sia già eh, in pratica, concretamente verificabile. E, oltre ai soldi prevederà delle semplificazioni, mi immagino tutto il discorso di deor per bar e ristoranti eh, sia da un punto di vista quindi dei tempi e delle procedure ed eventualmente anche degli oneri speriamo eh, quasi azzerati il più possibile. Relativamente a delle altre attività molti mi chiedono, sono state dimenticate l'abbigliamento o le altre attività nominate che fine fanno. La Regione ha fatto presente che nei prossimi giorni eh, saranno indicate misure altrettanto importanti anche per le altre attività e eh, non saranno eh, dimenticati, nessuno sarà dimenticato. Eh, aiuti, ad esempio, per eh, le cartolerie o per quelle attività che sono state fatte eh, tenere chiuse ma che in contemporanea hanno subito la concorrenza invece di chi stava aperto, per esempio il supermercato che in alcuni momenti ha potuto vendere anche questi articoli quando invece cartolerie erano chiuse. Anche per gli ambulanti è stato costituito un gruppo di lavoro e nei prossimi giorni dovrebbero arrivare delle proposte. Domani dovrebbero essere invece presentate le iniziative e eh, di sostegno alle famiglie soprattutto per quanto riguarda i figli molti di voi hanno chiesto adesso si riparte ma i figli cosa succede ci saranno i centri estivi che cosa ci sarà eh, un pacchetto di riforme sarà presentato nelle prossime ore per quanto riguarda il turismo anche qui risorse e voucher in via di definizione i prossimi giorni saranno anche qui fondamentali si cercherà di eh, agevolare i piemontesi per fargli fare delle vacanze a casa nostra stabilito che probabilmente non potremo andare in tanti posti dove volevamo andare e che se si vorranno fare delle vacanze le dovremo fare in Piemonte probabilmente con dei voucher riusciremo ad aiutare le strutture piemontesi a sopravvivere eh, tanti mi stanno anche chiedendo le palestre allora le palestre è una delle domande che è stata fatta dal presidente Cirio in conferenza stampa quando ha presentato questi primi interventi e eh, ha spiegato che ha volutamente lasciato le palestre fuori da queste attività perché le palestre saranno ehm, aiutate in un pacchetto di agevolazioni verso il mondo dello sport eh, e quindi è imminente anche questo, si parla di 4,5 milioni nel riparti Piemonte per lo sport e per l'associazionismo sportivo. I soldi si ritrovano e si troveranno grazie a una serie di eventi che non sono stati fatti o che non si faranno. Um, vi è un tavolo all, uh, aperto in questo momento con il CONI, le federazioni sportive, e ci sarà presto un bando a cui quindi le società e eh, associazioni sportive potranno partecipare. Intanto faccio presente che proprio oggi eh, pomeriggio ho ricevuto una lettera di molte associazioni indirizzate a me e al presidente della provincia. In particolar modo ci hanno scritto insieme Alter Ego, Asti Calcio, Asti Martial Club. Atletica Asti 2.2, Canelli SDS, Città di Asti Calcio 5, CSI, Fattore Sport, Gym Lemon, Asta Volley, Idee Movimento, Junior Asti, New Asti Skating, New Volley, Olimpia Asti, Orange Futsal, Play Asti, Revolution, Ska Asti, School Box Canavesana e Virtus Scherma Asti. Sono tutte società sportive che... Hanno fatto presente al sindaco e al presidente della provincia Dan Franco un problema reale e concreto, cioè le associazioni sportive non saranno, secondo loro, a queste condizioni, se non aiutate, in grado di riprendere la loro attività. Quando sarà il momento, e quindi ci dicono che è necessario un intervento da parte dello Stato e delle amministrazioni locali, ehm, sostenendo anche che hanno cercato di mantenere fede agli impegni che avevano preso, da una parte quindi con delle uscite, mentre dall'altra hanno avuto un minore incasso, immaginiamo anche a sponsor che non hanno magari più ehm, continuato ad aiutare o problematiche di questo genere. Richiedono un ehm, contatto, un incontro attraverso una videoconferenza, ho già sentito il presidente della provincia e ci stiamo concordando, stiamo concordando una data in cui si possa essere liberi sia l'amministrazione provinciale che quella comunale e quello che posso dire è che sicuramente L'amministrazione comunale non si sottrarrà dal confronto, consapevole del valore sociale dell'attività sportiva e soprattutto giovanile. Eh, ritengo che sia indispensabile alla ripresa dal punto di vista della salute non soltanto dei nostri ragazzi ma anche degli più adulti che fanno sport. Eh, quindi quello che si potrà fare troverà la nostra amministrazione a disposizione eh, per... Teniamo però presente che eh, qui tutti hanno bisogno e quindi dovremo a un certo punto di vedere e darci delle priorità. Fino ad oggi la priorità è che tutti potessero mangiare. Ritengo che oggi abbiamo bisogno di far partire le nostre aziende e verificheremo in che modo aiutare la cultura, lo sport e tutta un'altra serie di settori. Però eh, questo capiterà appunto nei prossimi giorni e cercheremo nel caso di tutte queste associazioni appunto di incontrarci e provare a verificare se possibile. Allora, se fino adesso abbiamo parlato... In breve, delle attività della Regione, e, e, dando dei numeri, dando gli aiuti e parlandone quindi anche in bene, in questi giorni ho fatto i complimenti al Presidente Cirio, ehm, che di fatto arriva prima del Governo perché arriva già con eventi e con eh, leggi, con soldi, con possibilità in poco tempo di far sì che si arrivi subito per i diretti interessati ad avere la liquidità. Consentitemi di, di dire che io sono invece furibondo con la regione e in particolar modo con l'assessorato alla sanità per quello che è successo in questa settimana. Eh, abbiamo buttato letteralmente nel cesso. Scusatemi se uso questo termine: una settimana di lavoro. Eh, la nostra principale esigenza: se all'assessorato alla sanità, a parte politica, tecnica, tutti quanti messi assieme non l'hanno ancora capito. Ma credo che sia la, la, il problema di tutti gli altri ospedali della nostra regione, è quello di liberare dei posti in ospedale per far riprendere quanto prima la normale attività. Allora, da una parte si chiede all'ASL di consegnare entro questa sera, cosa che ha fatto, sto leggendomi questa eh, relazione che gentilmente invia in via eh, informale mi è stata fatta eh, vedere come, come, come sindaco, da una parte ci si chiede entro questa sera di consegnare una relazione. Eh, nella quale sia spiegato ehm, il progressivo ritorno all'operatività pre-covid dall'altra invece eh, ci si allunga la sua attuazione ce la si prende con comoda, ci si fa perdere del tempo a che cosa mi riferisco? una settimana fa ho detto che si stava lavorando sull'ipotesi della San Giuseppe la commissione di vigilanza sociosanitaria ha dato l'ok ok, la Regione ha voluto ulteriori accorgimenti e ha chiesto ulteriori interventi, cose che sono state fatte. L'assessore Cardi ha poi voluto ancora un muro ignifugo in cartongesso che separasse proprio totalmente due aree al fine di limitare e anzi annullare eventuali rischi che già non c'erano si è fatto tutto vi è stata una seconda commissione di vigilanza che ha dato l'ok okay. noi si pensava noi io dico l'ASL mi dico noi perché noi astigiani pensavamo di che l'ASL partisse a spostare avevo detto 4-5 al giorno i pazienti dell'ospedale verso la San Giuseppe una mail arrivata così all'ultimo con eh, qualche cosa di, di scritto ha ah, fermato tutto. Dico qualche cosa so benissimo che cosa c'è scritto. Dico un qualche cosa perché si richiama ah, al fatto che il prefetto di Torino vorrebbe. Ecco, io non so se a Torino ci sono dei problemi, se a Torino devono fare degli altri ragionamenti. Non catapultino quello che è Torino. però, su Asti. Asti ha in questo momento delle esigenze. Lì c'era la possibilità di portare 40 positivi dall'ospedale, liberando quindi degli interi reparti e facendoli ripartire. E c'era la possibilità. Di portare anche eventi positivi che si erano nel frattempo negativizzati nell'altra area. È per noi questa è la cosa più fondamentale di questo momento. Per fortuna che non ci siamo fermati. Per fortuna che eh, l'ASL aveva già provveduto a trasferire alcuni pazienti in quel di Villanova in una struttura della Curia e quindi l'attività, eh, non siamo stati lì con l'ospedale bloccato ad aspettare. Dei numeri che vi ho detto l'altro giorno, avete visto come eh, si stanno liberando delle postazioni. Eh, il commissario Messori Ioli ha preso contatto con una struttura di nichilino le porte di Torino, dove potremmo portare degli altri ospiti. Però per noi è fondamentale che la regione si svegli: din don. Din don e, eh, faccia quello che c'è da fare. C'è una commissione di vigilanza eh, sociosanitaria che si è espressa, si è presa delle responsabilità, ha detto che era tutto che andava. Se qualcuno ha paura, se qualcuno non si vuole prendere delle responsabilità. Eh, io non so, cambi mestiere, abbiate pazienza. Eh, non si espongono, come mi ha ancora sottolineato questa sera il commissario Messori Ioli, gli ospiti a nessun rischio. Eh, non vorrei immaginare. Che ancora una volta a Torino, indipendentemente da chi governa in questo momento, si pensi che per l'ennesima volta la sanità astigiana la si può sacrificare per Alessandria o per Cuneo. Io non ci sto, vi mando affanculo, ma ve lo dico ma proprio forte con tutto il cuore. E domani vi scrivo perché mi sono veramente rotto le scatole. Detto questo, ritorniamo alla normalità. Eh, questa è la cosa più importante di questo momento: se in regione non lo capiscono, lo capiranno. Ringrazio invece. Il pastificio Rei di San Damiano ha donato 50 quintali, cioè 5 tonnellate, cioè 10 bancali di pasta alla mensa sociale. Noi tante volte guardiamo dei nomi di paste in giro per l'Italia immaginando. Che eh, siano i più importanti stabilimenti che ci sono in questo paese, trascuriamo invece eh, di pensare che anche sul nostro territorio ci sono delle eccellenze. Il pastificio REI, presente nei mercati di tutto il mondo, ha una qualità riconosciuta ovunque, e in questo momento alla qualità ha aggiunto la generosità eh, dei suoi titolari che hanno guardato la mensa sociale e a quello che facciamo eh, per aiutarci. E eh, con questa pasta, credo che in molte borse spese che preverremo nei prossimi giorni potremo dare molte risposte alle famiglie astigiani che hanno eh, bisogno. Nell'ospedale di Asti, ieri sono nati due bimbi, mentre invece, per guardare i numeri che sono arrivati questa sera dalla regione, vi dico che i positivi sono passati da 1617 a 1620. Tre positivi in più di ieri. Vi torno a dire. 13 l'altro ieri, 16 ieri, 3 oggi, è pochissimo, abbiamo visto delle giornate che facevano più di questi tre giorni messi assieme, secondo me c'è un ritardo in questi giorni nel dare degli esiti, dei tamponi, devono ancora arrivare quei più di 300 in sospeso di alcune case di riposo, e quindi magari qualche positivo in più ci siamo, quindi non sediamoci su questi dati, continuiamo a fare le cose che sappiamo tutti che dobbiamo fare. Per quanto riguarda i guariti da 249 saliamo a 261 con 12 guariti in più e purtroppo i eh, decessi passano da 182 a 187. Eh, condoglianze a queste 5 famiglie eh, alle quali ci stringiamo e a cui facciamo le nostre condoglianze. Grazie a tutti, ci vediamo domani sera. Condividete se potete.